Ci sono parole chiave importanti per chi con le parole lavora, la fondatezza anzitutto nel ricostruire fatti ed elaborare opinioni su di essi, presentandone il contesto in cui avvengono senza evidenziare in modo tendenzioso un particolare o un altro, raccomanda il patriarca di Venezia Moraglia. Credo che sia un servizio alla realtà che però paga anche il giornalista stesso, che alla fine può anche far vedere che i suoi pezzi non durano solo un giorno. Ospite in laguna con gli operatori della stampa locale anche il direttore di TV 2000, Boffo, per la festa del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales. A Milano si parla di giovani, col cardinale Scola e i cronisti della città. Più possono informarsi ed esprimersi grazie alla tecnologia, più si sentono esclusi dalle decisioni che contano. Non rassegnatevi, gli esorta Scola, additando loro i valori dell'associazionismo, smarriti invece dalla politica. Gratuità e farsi carico dei problemi reali senza ideologie. Ai cronisti invece dice: è inevitabile avere pregiudizi, ma non sempre il verosimile è vero. In questo senso il discorso che ha a sospettare si impara è un discorso eticamente sbagliato. Più sei esposto, più sei responsabile del non dare esempi negativi, ma voi non enfatizzate sempre questi ultimi, valorizzate semmai onestà e senso del dovere, chiede il cardinal Bagnasco ai giornalisti genovesi. Nella misura in cui voi anche riuscite a valorizzare di più certe categorie, che sono quelle sane, e meno altre, c'è un grande vantaggio. Altra annotazione sulla famiglia che merita più attenzione sia dal punto di vista culturale, anche nei mass media, sia sul piano politico, in una fase come questa di campagna elettorale.